i problemi di ieri sono i problemi di oggi spesso, no? Nel mio romanzo, che è ambientato nel 1898, giusto? Inizia nel 1898 e finisce nel 1902, perché secondo me sono quattro anni molto importanti per raccontare non solo quello che è successo a Milano, ma poi quello che è successo nel resto d'Italia. In quelle fabbriche tetre, affollate, gli incidenti sul lavoro erano la normalità, era messo nel conto. E oggi continuiamo a parlare di incidenti sul lavoro, no? Perché veniamo morti da proprio. Un tragico incidente successo pochi giorni fa a Palermo, quello della diga nella centrale elettrica sull'Appennino emiliano. Quindi il problema della sicurezza sul lavoro, a distanza di poco più di 100 anni, quindi niente se ci pensate, perché siamo andati a una velocità incredibile, no, in questi 100 anni, cioè, continua a essere di grande attualità. Come? Fammelo dire, continua a essere di grande attualità il problema che le donne continuano a essere pagate meno degli uomini, come succedeva allora, no? E quindi tutta una serie di temi di grande, grande attualità.